questo è un aggiornamento peso, fra virgolette, nel senso che vi aggiorno su quello che mi è successo nell'ultimo mese. Qualcuno mi ha detto, ma non ne fai più da quando hai cominciato il gioco? No, è il fatto è che la dieta mia è stata sospesa per un bel periodo a causa di un calcolino al fegato che mi era venuto. Mi ha creato qualche disturbo, ora più o meno l'abbiamo sotto controllo. Il mio, detto proprio in breve, il mio dottore aveva detto di chiedere al dietologo che cosa ne pensasse, se la dieta che stavo facendo andava bene e di sospenderla momentaneamente. Qual era il problema? Che io dal dietologo non ci stavo più andando, nel senso che io ho continuato a fare la sua dieta, ma senza andare ai suoi controlli. Quindi, uno, temevo che mi ammazzasse una volta che mi presentavo lì, visto che era un bel po' che non mi vedeva. Questo perché? Non perché non fosse bravo, anche perché io ho continuato a seguire tutto il tempo la sua dieta, ma per una questione economica, per evitare di pagare i controlli, detto proprio fra me e voi. Ma comunque già mi bazzicava in testa l'idea di tornare da lui per fare il mantenimento e per farmi cambiare la dieta, quindi in ogni caso ho colto l'occasione al balzo e sono tornata dal mio dietologo, che mi ha accolto a braccia aperte, mi ha fatto un cazziatone. Vabbè, a lui aveva pure ragione, perché mi ha detto che la dieta è un trattamento che cura una malattia, perché il sovrappeso è comunque un disturbo, una vera e propria malattia, per non parlare poi dell'obesità, e nessuno si sognerebbe mai di sospendere un trattamento o comunque di non fare più i controlli dal dietologo, insomma dal dottore. Se un malato con una qualsiasi altra malattia sospendesse da solo le cure o comunque decidesse di non presentarsi più ai controlli, sarebbe un pazzo. Lo stesso, mi ha detto, è per le persone che sono sovrappeso e che stanno seguendo un regime dietetico. Perché? Perché non appena tu smetti di fare la dieta, il tuo corpo tende ad accumulare risorse, nel senso, siccome tu per dimagrire, cioè io tutti, per dimagrire dobbiamo diminuire l'apporto calorico, appena ricominciamo a mangiare normalmente, il corpo cerca di far provviste perché non sa esattamente quanto durerà questo periodo e per quello che mettiamo su peso molto più facilmente dopo che abbiamo fatto una dieta, perché comunque ci vuole un periodo di passaggio fra la dieta e il mantenimento vero e proprio. Io ho fatto un po' alla carlona da sola e quindi ho sbagliato e lui mi ha fatto il cazziatone. Detto questo, è stato d'accordo con il rifarmi la dieta, mi ha accolto come se fosse stato un altro nuovo primo appuntamento, quindi mi ha chiesto le analisi del sangue. Ma poi avevo anche il problema al fegato, quindi l'analisi del sangue, mi ha chiesto come in tutti i primi appuntamenti l'elettrocardiogramma, l'esame delle urine, mi ha fatto la visita medica, ma come è successo la prima volta, mi ha fatto compilare, sono io che apro e chiudo l'ombretto, mi ha fatto compilare un foglio con su scritto quali sono le mie abitudini alimentari, nel senso a che ora mangio generalmente, quando mi viene fame, quando è più facile che io sgarri. Mi ha chiesto quali sono gli alimenti che vorrei mangiare nella dieta, cioè che cosa per me è indispensabile. Io ho colto l'occasione per fargli inserire un po' più di frutta, perché nella dieta scorsa ce n'era un po' poca per i miei gusti e cioè non ce l'avevo neanche tutti i giorni. A me piace tantissimo. Ve l'avevo già detto, il mio dietologo, visto che segue delle persone che devono stare a dieta per altri, per malattie che hanno per tutta la vita, o comunque devono stare controllati, devono controllare il loro peso per sempre, mi ha detto che lui non è dell'idea, e lo sapevo già, per quello che vado da lui, di farmi una dieta in cui si seguono le regole canoniche per la serie, che si mangia sempre 5 volte al giorno, che la colazione deve essere fatta per forza e deve essere abbondante, che dopo cena non bisogna mangiare perché sennò ci si appesantisce. Lui tutte queste regole non le segue. La sua idea è questa: visto che una persona dovrà seguire questa dieta per tanto tempo, io non voglio che si stanchi perché è nel suo interesse che non si stanchi, io cerco di non variare il più possibile, di lasciare invariate le sue abitudini alimentari, in modo che la persona non si stanchi di un regime alimentare che non è il suo abituale, non si stanchi velocemente e continui a fare la dieta. E quindi io gli ho detto che ad esempio ho fame molto spesso la sera dopo cena e che vorrei fare uno spuntino dopo cena e lui mi ha detto che non ci sarà problema, che se io ho bisogno di mangiare, che ne so, una mela a mezzanotte, lui mi mette la mela a mezzanotte, per lui non è un problema. Che lui segue le mie istruzioni e io devo seguire le sue, insomma, è un accordo, lui farà tutti i calcoli, chiaramente la dieta sarà comunque
come l'altra volta, bilanciata, nel senso che ci sarà un tot di calorie al giorno, che credo che sia sulle 1200, questa volta forse 1300, vi farò sapere magari con un fumettino, perché ancora non me l'ha spedita, me la spedisce per mail. Un tot di calorie, un tot di grassi, un di proteine, di vitamine, un tot di carboidrati, insomma, ci sarà completa e sarà bilanciata. Quei calcoli li fa lui, mi ha detto, vabbè, lo sapevo già, io devo attenermi alle sue misure, a quello che mi prescrive, e lui ti racconto degli alimenti che mi piacciono e delle mie esigenze a livello, tipo, io la mattina non faccio lo spuntino fra la colazione e il pranzo, non ne ho voglia, non ho fame, cioè la faccio perché mi obbligo a farla, però non la faccio volentieri. E lui mi ha detto che non necessariamente dovrò mettermi lo spuntino, probabilmente non me lo metterà. E niente, questo è quello che mi ha detto, vabbè, mi ha pesata, sappiamo già tutti che peso 64 kg, mi ha pesata, mi ha detto che preferirebbe che io togliessi la maggior parte dei chili prima di Natale, perché Natale è un po' un periodaccio per fare la dieta, quindi se uno poi vuole continuare dopo è bene, però entro Natale lui vorrebbe arrivare a una situazione di normalità, nel senso che io non dovrò essere sovrappeso, insomma, sui 58 kg già io non sono più sovrappeso. Poi se io vorrò continuare con qualche altro chiletto, certamente senza esagerare, tipo un paio di altri chiletti, io ad esempio volevo arrivare a 55, lui mi porterà il peso che vorrò. Ci metteremo d'accordo una volta che arriveremo lì. Comunque mi ha detto che la strategia è di arrivare entro Natale a perdere i 6 kg. 4 e 2, 6, 6 kg che mi portano ai 58, e quindi se penso che a Natale potrei non essere più sovrappeso, sono tutta contenta, sono uscita dall'esalogo tutta pronta a spaccare il mondo. Mi sono iscritta in palestra, mi sono iscritta in una palestra super costosa, cioè io ero partita che volevo iscrivermi in una che era assolutamente super economica, però non facevano i corsi. Non è che ce ne siano tantissime qui nei dintorni da me, ce ne sono, però con i corsi come voglio io, cioè praticamente durante tutto il giorno, così quando ho voglia vado, perché io studio, sono a casa, non ho, vabbè, lavoro pomeriggio ogni tanto la sera, però non ho grandissime esigenze di orari, cioè non è che vado in palestra solo la sera. Metti che studio tutta la mattina, sono soddisfatta, nella pausa pranzo posso andare in palestra e se non ci sono corsi durante tutto il giorno io un po' mi scoccio, quindi alla fine sono capitata in una palestra costosissima, però è una figata allucinante, cioè la zona benessere che è bellissima, bellissima, cioè addirittura l'asciugacostume, quando vai in piscina c'è un aggeggio che ci intrifuga il costume, almeno tu non te lo porti via bagnato. E insomma, tutte queste comodità alla fine le ho scelte perché penso che magari mi invoglino ad andare in palestra, cioè se ho l'idea di farmi 2 orette di palestra, 1 oretta di palestra e poi un mezz'oretta nella zona benessere, in sauna, bagno turco, idromassaggio, eccetera, magari vado più spesso in palestra, questo ho pensato, ecco. Ovviamente se non avessi avuto la possibilità di andare in questa palestra sarei andata in una più economica, questo è chiaro, all'interno delle mie possibilità. E basta, questo è il punto della situazione. Oggi incomincia la seconda manche del gioco di P84 Dalit The Game sul gruppo, metto il link del gruppo giù nell'info box e quindi sono carica perché la mia squadra, anche grazie a me che ho perso pochissimo, è arrivata ultima, che vergogna. Invece la prossima manche dobbiamo farci rispettare, devo insomma, devo riscattarmi un pochettino e quindi sono carica come una molla. Visto che devo perdere 6 kg entro Natale e ho ottobre, novembre e metà dicembre, penso che dovrò perdere un paio di chili questo mese, più o meno. Ho il controllo a metà novembre dal dietologo e ce la voglio mettere tutta. Ragazzi, manca poco e sono contenta, insomma, dai, gli ultimi 6 kg prima di. Poi non sono più sovrappeso. Sono troppo contenta. E insomma, basta. Quando mi arriverà la dieta, se ci sarà qualcosa di strano o di particolare, se vi interessa, faccio un altro video della mia dieta in 2 parole, come il primo che avevo fatto, in cui vi racconto più o meno quante volte ho il pesce, quante volte la carne, quante volte la frutta. Se vi interessa, fatemi sapere, se no non fa niente. E basta, vi saluto, questo è il mio aggiornamento. Un bacione, ciao! E tra l'altro, come al solito, ve l'avevo già detto, il dietologo è dell'opinione che,
secondo lui, visto che ci sono persone, lui segue delle persone. La prossima manch. Invece la prossima manch. Manch. Ho il controllo a metà ottobre. E no, metà novembre.